Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono Glacial Sphere ed oggi giocheremo Winston, non con la skin dello Yeti ma con la skin di Overwatch 2, perché lo proverò per la prima volta su Overwatch 2. L'ho già giocato su Overwatch 1, lo giocavo anche abbastanza spesso. Winston era molto forte in quelle mappe in cui bisognava conquistare un punto, era davvero forte, e sono curioso di vedere se ha cambiato qualcosa, quindi leggiamo subito le sue abilità. Cannone Tesla, arma elettrica ad azione frontale, tieni premuto il tasto destro per caricare e lascia per lanciare elettricità concentrata. Ok, questa mi sembra non ci fosse in Overwatch 1, questa abilità, potevi solo fare questo. Ok, ricarichiamo un po', poi vediamo. Rabbia primordiale, aumenta normalmente la salute ma puoi solo saltare e tirare i pugni, questa è uguale. Ipersalto, permette di spiccare un salto in avanti danneggiando i nemici nella zona di atterraggio, uguale. E attiva una cupola energetica protettiva, uguale. Perfetto, mi sa che hanno aggiunto il tasto destro, perché non credo ci fosse il tasto destro. E infatti Winston è forte proprio contro, proprio in questo tipo di mappe qui. Guardatelo, guardatelo Winston. Ah raga, io ci sto provando, Niente. Il mio team, come al solito, è in vacanza a quanto pare. Mentre loro hanno focussato me per tipo 10 secondi. Il mio team non so cosa abbia fatto, sinceramente. Non possono battermi se continuo a provare. Andiamoci di nuovo comunque. Tac. Dai raga, dove siete tutti? Niente, non posso andarci da solo, devo aspettare voi. Devo aspettare voi. Perché quello è senza vita? Dove sono i nostri healer? Brava, spruzzalo. Questa ha appena fatto la cazzata. E beh, Lucio se ne va. Non so quanto danno faccia esattamente questo tasto destro. Mi sa non molto. Così la sensazione, Non mi sembra stia facendo troppo danno. Dov'è Diva? La piccola Diva. Buono. Ok, Lucio è morto qui sotto. Attenzione, attenzione. Sono andato a portare un po' di scompiglio qui dietro. Ho allontanato i loro supporti, dovresti riuscire a batterli a questo punto, sì. Per l'appunto, senza supporti non è così difficile tirar giù la gente. Ok, ha ammazzato solo me, buono, ho anche tankato la ultimate di tizio. 3000 danni mitigati, niente male. Tankando la ultimate, l'aura avrebbe fatto una strage, Cioè fosse arrivata la ultimate di Junkrat, sarebbero morti tutti. Quasi sicuro. Eccola. Ops, è saltata una scimmia addosso. Buono. Grazie, curami. Ma se ultassi e vi buttassi via tutti dal punto? Questi possono tutti volare, tra l'altro, va, andate a cagare. Però l'ho difeso, penso, per abbastanza tempo, da non permettere di conquistarlo subito, almeno. Ha ultato qualcuno dei nostri? Arrivo. Oppa. Sto arrivando, vai. Puoi gentilmente morire, grazie. No, non muore. Niente, assurdo. Ah, regina dei Junker,
E ci hai provato, dai. Ha stanato la scimmia, ha stanato la scimmia. Ah, erano tutti sul punto. Figa, non me ne ero accorto che il mio team nel frattempo era morto malissimo. Mancano un po' i danni del secondo danno nostro, Mancano un po' i danni di... Perché addirittura io ho fatto più danni, insomma. Non è proprio il massimo questa cosa. Niente, hanno ultato. O meglio, ha ultato. Primo round perso, peccato. Peccato, sono mancati proprio, guardate il secondo nostro danno. Non ha né curato, né scudato nessun danno. E ha fatto 2300 danni. Ne ho fatti 2700 e in più ho anche parato 5000 danni dagli avversari. Insomma, dovrebbe cambiare champion quella fara. Dovrebbe cambiare eroe, non è proprio il massimo ad usarla. Una che ha dei cerotti. Avessimo avuto un po' più di danno, l'avremmo portata a casa tranquillamente quella partita. Anche i dealer comunque stanno mancando tanto, Cioè, abbiamo visto quanto può essere forte la Kiriko, la nuova support. È fortissima. Se vi siete persi il video in cui l'ho giocata, andatelo a giocare. La gioco per la prima volta e curo a manetta. Cioè, sono un dispenser di HP incredibile. E questa ha curato meno di Moira, che non ha alcun senso. L'ho usata proprio male. Probabilmente si concentra di più a provare a far danno, ma non ha molto senso questa cosa. Operazione. Può gentilmente morire questa Moira? No, niente, è impossibile uccidere Moira. Guardala, è impossibile ucciderla. Olè, crepa. Prendiamo l'obiettivo. Buono. Curami, grazie. Ok, torniamo un attimo indietro, facciamoli arrivare. Ottimo. Ok, via. Aspetta ancora un paio di secondi e mi ributto. Ah, minchia, fortissima però quella cosa su di me. Mi mette... delle cure, ragazzi? No, Curette? Grazie. Via. Curatemi. Raga, delle cure per favore, grazie. Buono. Ottimo. Qui Winston è fortissimo. Cioè, in questo tipo di mappe è fortissimo. In questo tipo di modalità. Riesce a difendere punti molto bene. Là, stanno sparando. Che fretta c'era, maledetta primavera? Come vedete non sto usando molto il tasto destro perché non lo trovo troppo utile, sinceramente. Non ho nemmeno capito bene il raggio che ha e non ho capito i danni che può fare. Se posso capirlo qui. Dei danni non troppo elevati, però perlomeno si può usare ranged. 1-1, buono. Vediamo se ha cambiato fara la tipa. Volevo vedere. No, non ha cambiato fara e continua a fare pochissimi danni, che questa l'ha vinta praticamente... L'abbiamo vinta io e gli altri 4, gli altri 3. Fara continua a fare pochissimi danni. Qua l'ho giocata davvero molto bene. E i support forse hanno capito che devono curare me, devono stare dietro a me. E non tanto a Fara.
Vamos. Ah, la stazione lunare, da un po' che non ci giocavo qua. Ah, peccato. Peccato. Ne ho ammazzato uno. Junkrat ha fatto la play del, ha fatto la play del round qua, eh. Cioè, mi ha buttato via da lì. E infatti stanno conquistando loro. Aspettate, ragazzi, aspettate. Via. Buono. Ottimo. Buono, raga, buono. Dove arrivano loro? Da là, immagino. Volevo andare a dare manforte al tipo là, ma mi sa che è appena morto. Va bene. Dai, non ci arrivo. Buono. Qualcuno ha chiamato? Battene immediatamente. Da dove sparano? Da dove arrivano? Da... Ok, mi sono messo ancora davanti. Mi sono messo ancora davanti alla bomba, guardalo. Guardalo, gli rispone una scimmia davanti. Boom. E tanca tutto il danno, ottimo. Boh, 12.000 danni mitigati. Non sto nemmeno usando tanto lo scudo in questo, in questa partita. No, qui è inutile che vada, però. O forse sì. Ci ho provato qua. Ho provato, ma mi hanno proprio focussato malissimo. Guardali, in 4 a uccidermi, giustamente, non ho resistito. Non sono riuscito a resistere così tanto. Torniamo sul punto. Di nuovo. Ah, via, fuori dalle balle. Oh, raga, meglio di così, però. Voglio dire, ci ho provato. Oh, però ho fatto una play qui, anche grazie alla ultimate. Niente male. Peccato che Orisa abbia iniziato a ultare poco prima di me, quindi non si è riuscito a buttarla via. E niente, sono morti tutti i miei compagni. Moira ha ucciso 4 persone. Il champion skilled di questo gioco, comunque, Moira. E niente, devo aspettare. Aspetterò con calma che torni. Stanno combattendo là. Forza, raga, venite. Dai. Altrimenti lo fanno, eh. Delle cure, raga, delle cure, grazie. Buono. Violazione, dov'è? Dov'è lei che ha violato? Da sopra. Buono. Qui sopra c'è qualcuno? Nope. Stanno andando tutti sul punto ora. No, dai! Buono.
Lucio? Addio. Dovremmo aver vinto, dai. Ottimo. Junkrat ci ha provato ad arrivare qui. E mo lo ammazzo pure di nuovo. Ecco fatto. Buono, dai. Come vedete, Winston è davvero figo. Come personaggio. Cioè, in questo tipo di partite è molto, molto forte. Ostashi ha fatto il macello, eh. Brava Ashi, così si fa. Ottimo. E a questo punto andiamo subito in un'altra partita con la scimmia di Overwatch 2. Partita trovata. Andiamo di nuovo con lo scimmione. Dovremmo difendere. Allora, vediamo come si comporta Winston a difendere. Per me non è il massimo, però vediamo. Magari andiamo anche con la skin Yeti. Vediamo com'è. Metto le mani avanti. Per me Winston come campione è ottimo nelle mappe in cui bisogna conquistare il punto, come la partita che abbiamo fatto prima. In una partita in cui bisogna difendere non mi sa di campione troppo interessante. Anzi, tutt'altro. Però proviamolo comunque. Vediamo se effettivamente è una merda come penso che sia, oppure se ci riserva qualche sorpresa. Ok, siamo in questa mappa e in questa mappa qua Winston non è proprio il massimo. Proviamolo comunque, vediamo. Ok, no, pensavo di avere un AFK. Invece se era solamente un po' addormentata nello spawn. Grazie. Vediamo, Quello che posso fare in questo momento è mettere uno scudo qui, così da mitigare un po' di danni mentre i miei fanno danno. Ok. Cure, ragazzi, cure. Dove erano le mie cure? E se no la trova pensando di avere due supporti. Non mi stava arrivando nessuna cura, ragazzi. Niente. Abbiamo già perso il punto. D'altronde io devo giocare pensando che i supporti facciano quello che devono fare, ovvero curare il tank. Però qua non è stato fatto purtroppo, quindi me lo sono preso in quel posto. Forse però sono comunque riuscito a respingerli, eh. Forse sì. Buono. Raga, dove sono le mie cure? Per favore. Grazie. Qua mi sa che sono mancate ancora le cure. Ero focussato da quattro persone, eh. Però boh, sembra strano che non si è sopravvissuto un po' di più contando che c'era anche lo scudo di mezzo. No, lo prendo davvero? E niente, è andata. Con me siete al sicuro. Salvato la vita. Barriera attivata. Niente. Ci ho provato. Mi hanno tritato. Dai, c'è Kinazzo, fa qualcosa tu. Niente. Oh, ulti OP di Hanzo che colpisce tutti. E via. Cioè, io posso capire me che ero lì praticamente attaccato a loro, ma gli altri, no? Non avevo tempo di evitarlo. Il colpo? Boh. Ed ora qua è un casino. Deve resistere praticamente sicuramente 10 minuti, perché ora il carro loro lo portano.
Dai, sono andato leggermente lungo, che palle. Via. Io sto combattendo contro Hanzo, ma sto facendo una cazzata qua, eh. Molto meglio. Palese. Ok, dai, almeno l'ho ammazzato alla fine. Di poco, ma l'ho ammazzato. Ed ora vado a morire, perfetto. Vabbè, non è che potessi fare molto lì, avrei dovuto fare tipo il giro della mappa per cercare le cure. E avrei perso comunque più tempo, a questo punto mi conviene andare lì a morire e respawnare. Tanto non gli avevo fatto ricaricare la ultimate, avevo 13 HP. Arrivo raga, arrivo. Buono. Benissimo. Buono. Oh, finalmente un po' di cure, eh. E si riesce a vincere il fight. Buono. No. Niente. Non potevo più evitarlo da lì. Avrei dovuto premere subito la ultimate, ma mi sa che non ce l'avevo ancora. Mi sa che si è sbloccata proprio in quel momento. Quanti ne ha ammazzati Hanzo con quella ulti da Nabi? Ciao. Ciao. Servirebbero del... E niente, rimangono di nuovo avanti. Nabi! Non è morto nessuno, davvero. Ci muoio io alla fine? Boh, ragazzi, ma team, state facendo qualcosa, per favore? Grauzio ha abbandonato la partita, ci credo. Forse era uno di loro, tra l'altro, sì. Era pure uno di loro. Grauzio si è cazzato talmente tanto che ha abbandonato la partita. Pronti, raga? Pronti? Buono. Ci ributto un attimo tra 3 secondi così ho ancora lo scudo. Oppa. Buono. E tu? Come stai facendo? Vietato, eh? Ok, torno un attimo indietro per avere delle cure. Via, torniamo qui dentro. Via immediatamente. Ho bisogno di un po' di cure. Eccolo che arriva di nuovo. Questa volta gliela posso evitare con calma. Tutto a posto. Mi sa che qua muoio, sì. Niente. Sono buttato un po' a caso. Comunque più danni del nostro danno, del nostro Junkrat. E danni mitigati, vabbè. Cioè, praticamente ho annullato quasi tutti loro.
Niente, mi hanno disintegrato, raga. Mi hanno disintegrato. Prendi Reaper, prendi Kiriko, ma... Non dovevamo fargli fare quella cosa lì. Ora lo portano. Ora lo portano. Raga, ma non c'è mai nessuno da uccidere qui. Ora ulto, ora ulto. Ulto, buono. Raga, non perde vita nessuno. Cioè, assurdo. Non muore il cazzo di nessuno. Oh. Via, via, via. Dojin, dojin. Ok. Un po' di cure qui. Grazie. Muoia, signor Lucio. Muora. Non è niente. Non muore, Lucio. Non muore. E ciao. 60 secondi. Questi mi arrivano anche con le ultime e ci disintegrano. Buono. Aia, ma è impalato? Era Orisa? Sì, era lei. E muori Orisa, e muori. Crepa, va. Sì che difendiamo fino alla fine. Dai che forse riusciamo a portarla a casa questa. Mo' arriva Junkrat. Lasciamo che passino altri secondi. E mo' ci si butta. Tiriamo giù Lucio. Buono. No, sono morto. Non ci ha più capito niente di dove io sia finito. Orisa ha ucciso tutti. Non so perché tutti i nostri si siano, siano arrivati nello stesso punto, allo stesso momento. Forse però riesce a fare qualcosa. Sì. Attenzione che la portano avanti, eh. È da fermare quello. Dai, 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 dai. Non posso saltare più di tanto perché altrimenti qua, a parte che volo giù. Però il carro lo portano. Ok. Che partita al cardiopalma questa. GG sì. Sarà la migliore in play of the game. Sarà quella di Hanzo. Totalmente immeritata. Ah no, Orisa. Ma mi sa qui all'ultimo minuto. Infatti. Ha tirato giù tutti. Ha fatto dei danni atroci. Che si è meritata qua. Buono, però alla fine abbiamo vinto noi. Bene, quindi io andrei con l'ultima partita di Winston di questo video su Overwatch 2. Partita trovata. E andiamo con di nuovo il nostro Winston. Skin Yeti oppure cambiamo? Mettiamo banana? Dai, andiamo col giallo banana, d'altronde è una scimmia. Ahia, iniziamo. Ah, in difesa. Come avete visto, Winston a difendere non è proprio il massimo. Però abbiamo comunque vinto la partita. D'altronde quando il punto topico diventa il payload, il carro da tirare avanti, Winston è comunque abbastanza buono perché tu ti butti sul carro, metti lo scudo, comunque conquisti una certa posizione, la mantieni. E è molto buono comunque da quel punto di vista. Winston ha... È molto più versatile di quello che immaginassi. Dovremmo cominciare. Vediamo come ci si comporteremo in questa partita. Siete pronti? Ehi tu! E niente, abbiamo un support AFK. Oh, che ci possiamo fare? Moira AFK, prenderemo quindi il cazzo in faccia. Io però mi butto qui, faccio danno. Faccio il creo scompiglio e me ne vado. Scudino. La miglior difesa è una buona barriera. Ah,
Buono. Ma questa? Impazzita. Oh no! Mi ha mezzo buggato. Bella raga. Bella davvero. Coloro non hanno capito che non devono attaccare senza tank. Cioè che il tank più che altro dovrebbe aspettare loro. Aia. Ho salvato Genji? Forse sì. Buono. Buono. Ottimo. Nessuno può fermarmi. Bersaglia Piro. Sono barriera attivata. Ottimo. Vola giù, vola giù. Ciao. Oh raga, se questo non è la play of the game. Ho fatto una doppia quando sono entrato e poi ho ucciso Reinhardt. Friggi, friggi. Madonna, li stiamo uccidendo in base, ragazzi. Ma che cacchio è? Oh, il nemico sta conquistando l'obiettivo, eh? No, dai, non possiamo farci fregare in questo modo. Muori, grazie. Muori anche tu. Perfetto. Sì, quello non ci tocca. Bene. Crepi pure tu. Grazie a Dio. Oh, ci hanno provato, eh. Ci hanno provato a venire sul punto. Dannata diva. Pronti? Loro ora saranno là. Vado, vado, vado. Boom! Diretto su diva. Sì, vai, spara a mezzogiorno di fuoco. Domani però. Ottimo. Oh, cacchio vuoi tu? Un po' di curette prima di andare là. Me le tirate, eh? Grazie. Via. Sì, arriva, arriva domani. Qua conviene indietreggiare un attimo, eh. Il mio team è qui. Buono. Serie di 25 uccisioni, raga. Non penso di esserci mai arrivato su Overwatch. No, ultimate, no, stavo per usare la ultimate. Mi sarei refullato. Porco cane, però abbiamo vinto. Ok, serie di 25 uccisioni. Abbiamo fatto il video perfetto, abbiamo vinto tutte e tre le partite del video. E dai, dammi, no, non mi ha dato play of the game, l'ha dato segnata. Peccato. Peccato, vediamo cosa ha fatto. Io ho fatto due doppie, eh. Due doppie di fila. Ok, va bene, lui ha ucciso praticamente tutto il team avversario. Ok, va bene. Va bene, Zenyatta. Complimenti a lei. E a questo punto, bene.
il video su Winston, che è il mio caro vecchio scimmione. L'abilità che gli hanno messo sul tasto destro è comunque abbastanza inutile per quello che è il suo stile di gameplay, ovvero buttarsi in mezzo a tutti e fare DPS continuo, specialmente sui target deboli, che sono facili da uccidere così in questo modo, specialmente appunto Lucio, Genji, quei target che si muovono molto e sono difficili da mirare. Tu vai lì con la tua arma, che ha tanto all'automira, e gli dreni la vita, gli succhi la vita in continuazione con la tua elettricità. Quindi mi sono divertito molto a rigiocare Winston. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Winston, se è uno dei vostri campioni preferiti, se dopo questo video magari vi è venuta voglia di giocarlo e se avete dei consigli per migliorare a mia volta. Iscrivetevi al canale poi per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!